Vogliamo mantenere la promessa di Bertolaso per Natale, arriverà l'acqua, è quanto dichiarato in giornata dall'assessore regionale alla protezione civile Edoardo Cosenza, presente alla conferenza di servizi dell'unità di crisi tenutasi a Palazzo Prefettura. Si sono avviate le procedure relative ai lavori di riparazione della condotta del Basso Sele, collassata per la piena del fiume una settimana fa. Due i progetti sul tavolo, il primo per la costruzione di una condotta di 200 metri sotto l'alveo del fiume, il secondo per un bypass di 4 km per garantire l'acqua ai comuni rimasti a secco. Vogliamo arrivare alla soluzione in due modi paralleli. Per noi la strada migliore è quella della creazione di una condotta di 200 metri sotto l'alveo del fiume, ma in questo caso dobbiamo fare i conti con la corrente delle acque, ha detto l'assessore Cosenza, che si è soffermato anche sulla condizione del sistema di acquedotti campano, definito obsoleto. I fondi europei nei prossimi anni dovranno essere impiegati per la messa in sicurezza di acquedotti, ha chiuso Cosenza. Noi teniamo sia delle condotte in sé obsolete, ma sì soprattutto quello che è più preoccupante, il sistema dell'intera rete acquedottistica campana che è obsoleta. Un sistema moderno è un sistema interconnesso e ridondante. Ridondante vuol dire che se cede una parte c'è un'altra in parallelo. Interconnesso vuol dire che si possono mettere in collegamento i due acquedotti. Quindi i prossimi anni i fondi europei, secondo me, in parte dovranno anche essere utilizzati per questo. Gli ultimi grandi investimenti in regione campana sono stati quelli della Cassa del Mezzogiorno. Bellissima ingegneria, ma è come un'automobile degli anni 60, una televisione degli anni 60, quindi ingegneria, diciamo. Quindi per me, per il bene dei cittadini, bisognerà investire in infrastrutture. Finanziamento minimo per realizzare l'acquedotto, la garanzia assoluta dalla protezione civile. Quindi il minimo, che è quello che assolutamente serve ai cittadini, è già garantito dalla protezione civile e non dal governo. Quindi da quella parte di governo che è già nella protezione civile. Io sono assolutamente certo, perché l'ha garantito il capo Bertolaso e me l'ha rigarantito il nuovo capo Franco Gabrielli, acqua entro Natale. Quindi questa era la promessa che fece Bertolaso, e noi, naturalmente non dipende solo da noi, dipende anche, come dire, dalle condizioni meteorologiche, ma ce la stiamo mettendo tutta. L'unità di crisi continuerà nell'opera di reclutamento di autobotti, ha dichiarato l'assessore provinciale alla protezione civile Antonio Fasolino a margine della conferenza di servizi.